Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Vi presento i paesi BRICS, i mattoni, appunto. Perché Cribs suonava male. Questi nuovi attori, che poi tanto nuovi non sono, da anni ormai si sono imposti sullo scenario economico mondiale, a danno delle vecchie potenze occidentali. E proprio in virtù dell'exploit delle loro economie, vorrebbero vedersi riconosciuta una maggiore rappresentabilità nelle sedi internazionali, come l'ONU, il G7 o il Fondo Monetario Internazionale. Ma questo avvicendamento non si è ancora verificato. Circostanza che ha avvicinato sempre di più questi paesi tra di loro, del tipo: se non ci vogliono nel G7, ce ne facciamo uno tutto nostro. E sulla carta avrebbero un curriculum di tutto rispetto. La loro popolazione sommata ammonta a 3 miliardi e mezzo di persone, la metà del globo. Il PIL delle loro economie è di 26 migliaia di miliardi di dollari su 96. E l'economia più in crescita è quella al momento dell'India, anche se con tante disparità sociali, sia chiaro. Insomma, di BRICS si parla molto in questi ultimi tempi, e non soltanto nel settore edile. Tra chi vuol vedere nei bad boys capitanati da Russia e Cina gli alfieri di una rivoluzione economica anti-occidentali, se non proprio delle minacce dirette alla pace mondiale e alla NATO stessa, e chi invece ancora guarda queste economie emergenti come occasioni per migliorare la governance globale, renderla più rappresentativa di un mondo ormai demograficamente ed economicamente sempre più orientato verso nuovi equilibri. Ma è poi corretto additare i paesi del gruppo BRICS, potenzialmente aperto a nuovi ingressi, come un compatto gruppo anti-occidentale? In fin dei conti parliamo di paesi con reciproche differenze, diffidenze, alleanze geopolitiche variegate, pensiamo a India, Cina, Brasile. Gli obiettivi dei BRICS, dopo tutto, possono essere raggiunti solo tramite la coesione di due attori sempre un po' suscettibili e non troppo accomodanti, come Russia e Cina. E a differenza del mondo occidentale, che da secoli ormai è accomunato da cultura e storia e da esigenze reciproche, questi cinque paesi condividono solo un senso di opposizione allo status quo economico e decisionale. Mancherebbero forse le basi per una solida e duratura alleanza, propriamente detta, che sembra pronta a spezzarsi a seconda degli interessi dei singoli. Se i BRICS fossero cioè stati come una NATO, probabilmente la guerra in Ucraina, per fare giusto un esempio, avrebbe oggi preso tutt'altra piega. Ma nonostante i proclami atomici di uno di loro, in fin dei conti non dobbiamo immaginarci questi BRICS come dei guerrafondai pronti a scendere in armi e pronti a premere i tanto temuti bottoni. Tant'è vero che al loro ultimo summit, a presidenza cinese, si è ribadito un più stretto controllo sugli armamenti nucleari, certo rivolgendosi indirettamente a Stati Uniti e NATO, ma i ricordi delle minacce russe erano ancora troppo vividi per poter ignorare la contraddizione di quell'affermazione. Potrà quindi sembrare ironico il fatto che la proposta originale di concedere più spazio e rappresentabilità a questi nuovi attori sia nata proprio da noi, in Occidente. Come è noto, il primo a ribattezzare questi attori sotto l'acronimo BRIC fu una ventina di anni fa il capo economista di Goldman Sachs, John O'Neill, che nel suo articolo Building Better Global Economic BRICS prevedeva diversi scenari globali accomunati da una certezza: che il PIL, l'economia di Brasile, Russia, India e Cina sarebbero cresciuti a dismisura nei prossimi decenni, impattando significativamente non solo sulle politiche fiscali, economiche e monetarie di questi stati, ma su quelle del mondo intero. O'Neill la mise in questi termini: diamo peso decisionale a nuovi attori. La politica internazionale va riorganizzata. A cominciare dal G7, che secondo la proposta di O'Neill avrebbe dovuto limitare la rappresentanza dell'Occidente agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e a una nazione europea continentale, lasciando così la maggioranza dei seggi alla rappresentanza delle nuove economie globali. Era pur sempre il 2001 e gli anni 90 avevano registrato diverse crisi finanziarie. Crisi però che finivano per riguardare un po' tutti. La speranza di O'Neill era che includere i nuovi attori nella governance mondiale avrebbe potuto contribuire a scongiurare simili episodi, perché avrebbe portato alle attenzioni di tutti i focolai di crisi che si sarebbero potuti registrare un po' ovunque nel mondo. Ovviamente l'invito di O'Neill al mondo occidentale era di assegnare maggior rilievo ai quattro BRIC all'interno delle istituzioni già esistenti, in dialogo con le altre potenze. Costituire forum e istituzioni alternativi al G7 e al Fondo Monetario Internazionale non faceva parte della previsione. Gli anni però passarono senza che il Fondo Monetario e soprattutto il G7 accogliessero l'invito di O'Neill, e i BRIC decisero di fare di testa loro. Si era da poco svolto un vertice G8 a San Pietroburgo, e Putin non ne era uscito molto soddisfatto, visto che gli altri membri occidentali avevano stentato a riconoscere alla Russia il suo nuovo status.
Quindi, all'Assemblea Generale ONU del settembre 2006, il ministero degli esteri Lavrov intavolò un primo incontro con i ministri di Brasile, India e Cina per commentare i lavori di quell'assemblea. Veniamoci incontro, questo insomma è il succo del discorso che Lavrov deve aver rivolto ai suoi colleghi. Non possiamo sapere quanto abbiano pesato e se abbiano avuto un ruolo decisivo considerazioni come quella di O'Neill nell'incoraggiare i quattro BRIC a venirsi incontro. C'è infatti chi sostiene che l'origine del gruppo BRIC sia stata per così dire artificiale, ma in realtà l'iniziale coesione di Brasile, Russia, India e Cina nasceva proprio in reazione alla mancata riuscita dei propositi avanzati e teorizzati da O'Neill. O'Neill auspicava un'apertura dell'Occidente verso i BRIC e questa non è mai avvenuta, spingendo così le economie emergenti di conseguenza a far fronte comune, a diffidare dell'Occidente. O'Neill aveva intuito l'importanza che i BRIC avrebbero raggiunto nel giro di pochi anni, ma è anche vero che gli eventi presero fin da subito una piega opposta alla sua previsione. I BRIC propriamente detti ancora non esistevano però. C'erano certo diversi contatti avviati, ma per il momento la natura informale di queste relazioni non poteva certo presentarsi come una concreta alternativa ai forum a trazione ancora occidentale. Questo è un punto importante e vale la pena sottolinearlo nuovamente. Lo scopo originario dei BRIC era quello di autotutelarsi a vicenda all'interno delle istituzioni di governance globale tramite generali linee guida da mantenere in un dialogo paritetico con il mondo occidentale. E ancora non vi era l'idea di creare un nuovo equilibrio e nuove istituzioni economiche parallele. Col passare degli anni, intanto, i BRIC accarezzarono sempre di più l'idea di contrapporsi come alternativa di fronte a quello che loro definivano un Occidente in crisi. L'anno è il 2009. A Yekaterinburg, in Russia, si tiene così il primo summit ufficiale dei BRIC. È proprio in questa occasione che il termine BRIC divenne, per così dire, ufficiale. Da quel momento in poi, quei quattro paesi sarebbero diventati un gruppo abbastanza compatto con precisi obiettivi da perseguire, che poi sono gli stessi illustrati da O'Neill. Riformare le istituzioni economiche internazionali e le stesse Nazioni Unite, in modo da riconoscere a Brasile e India un ruolo di maggiore importanza accanto a Russia e Cina, che già facevano parte del Consiglio di Sicurezza, quindi costruire un sistema internazionale più democratico, aperto a una diplomazia multilaterale, non più limitata a pochi privilegiati paesi, dando ad esempio più importanza al G20 piuttosto che al G7. Il summit ebbe inoltre una chiara valenza simbolica, il 2009 infatti non fu un anno qualsiasi. Risalgono infatti all'anno prima sia la grave crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti, sia il conflitto in Georgia. L'incontro delle quattro principali nazioni ed economie emergenti, in un certo senso, rendeva pubblico il loro malumore verso un mondo squilibrato, asimmetrico, ancora sbilanciato verso un Occidente che però non rispecchiava più né i rapporti di forza globali né le nuove geografie economiche e commerciali, a cominciare dalle sue istituzioni decisionali e dalla sua condotta di politica estera. Fu insomma il primo monito di un cambio di passo nei confronti dell'Occidente. In un certo senso vi si potrebbe intravedere uno spirito simile a quello che aveva animato nel 1955 la conferenza di Bandung, ovvero quello spirito di solidarietà tra gli stati dell'emisfero sud del cosiddetto terzo mondo, che al tempo si dichiararono, anche se in realtà non tutti, non allineati, cioè estranei a un confronto bipolare Stati Uniti-Unione Sovietica. Questo terzo mondo infatti doveva lottare per ben altro, ad esempio la decolonizzazione, ad esempio la lotta all'arretratezza, alla povertà. Anche i BRIC si riconoscono in questa presa di coscienza, ma con mezzi e fini diversi. I BRIC, semplicemente, almeno nello spirito del primo summit, ritenevano necessario un cambio al vertice, o perlomeno una maggiore riconoscibilità internazionale delle proprie economie. Vale a dire, non volevano distruggere un sistema, ma semplicemente riformarlo. Vanno bene G7 e Fondo Monetario, ma i seggi e le quote dovevano tener conto di altro. Se di fronte a un mondo in cambiamento e globalizzato i membri del G7 restano sempre gli stessi, la sensazione è che più che un forum economico, istituzioni di questo tipo finiscono per diventare sempre più dei circoli elitari, anacronistici, che ancora tradiscono, per certi versi, la pretesa della vecchia Europa di poter decidere sulle sorti del mondo. I BRIC diedero subito una prima prova di compattezza politica agli occhi occidentali. Riuniti casualmente tutti e quattro al Consiglio di Sicurezza ONU del 2010, i BRIC si astennero infatti in sintonia alla votazione della risoluzione 1973, proposta dai paesi occidentali e relativa all'istituzione di una no-fly zone in Libia.
ma soprattutto sempre nel 2010 i BRIC riuscirono a portare a casa una storica riforma in seno al Fondo Monetario. È vero, nei G7 i BRIC non avevano alcun tipo di rappresentanza, ma nel G20 la storia cambiava. Infatti, proprio nel G20, su iniziativa dei BRIC, vide la luce una proposta di riforma della governance delle quote di rappresentanza del Fondo Monetario Internazionale. In sostanza, è detta molto barbaramente, detenere le quote dell'FMI rappresenterebbe detenere le azioni dell'economia globale, come se il mondo fosse una grande SPA. I maggiori azionisti, diciamo così, del Fondo Monetario Internazionale versano quote più alte, ma godono anche di maggiori poteri decisionali. La riforma vide quindi innanzitutto un aumento delle quote, raddoppiando il capitale del fondo a 755 miliardi, ma vide soprattutto una ridefinizione delle quote, che modificò la composizione del consiglio direttivo. In sostanza, così facendo, vennero accolti i paesi BRIC e soprattutto la Cina, diventata il terzo paese più importante del gruppo. I 10 maggiori azionisti risultavano così essere USA, Giappone, Cina e gli altri BRIC, quindi Brasile, Russia e India, più 4 economie europee, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Come ebbe a dire l'allora direttore generale Dominique Strauss-Kahn, fu una decisione storica che non solo riconosceva il ruolo crescente delle nazioni emergenti nell'economia mondiale, ma che di fatto affermava che nessuna nazione d'ora in poi poteva contare una posizione nel Consiglio per diritto. Tutto è bene quel che finisce bene, i nostri eroi riuscirono a portare a casa la vittoria. Beh, se sto facendo questo video nel 2023 qualcosa evidentemente non è andato come previsto. Nonostante la riforma fosse stata approvata, iniziava adesso il lungo calvario della ratifica da parte dei singoli paesi. Il processo si protrasse per anni e soprattutto destò molto malumore la mancata ratifica da parte degli Stati Uniti. E questo diede molto da riflettere ai nostri BRIC. E dunque niente più Pax economica e globalizzata, la cosiddetta Pax amazoniana, almeno per i BRIC, perché per noi a pacificarci tutti invece ci pensa NordVPN. Perché oltre alla solita sicurezza online, da oggi fino al 1 ottobre, se acquistate come nuovi utenti un qualsiasi piano biennale di NordVPN, riceverete al termine dei 30 giorni di prova non solo 4 mesi gratuiti, ma anche un buono regalo Amazon, da valore progressivamente più alto in base al piano che scegliete. Ad esempio, prendete un piano standard, questo vi frutterà 10 euro di buono, un piano completo 30 euro. Così con NordVPN tutelerete la privacy dei vostri dispositivi online quando vi agganciate a reti wifi pubbliche che non conoscete, tipo quelle degli hotel o degli aeroporti. E con il buono Amazon vi potete ordinare, che so, un bel libro da leggere di rientro dalle vostre vacanze estive. Questa offerta è a breve scadenza e ha un tempo limitatissimo, basta aprire la descrizione del video che trovate qua sotto, cliccare sul link in evidenza e sfruttare il prima possibile i vantaggi offerti da NordVPN, che come sempre voglio ringraziare per tutto il sostegno e l'indipendenza editoriale che fornisce al progetto Nova Alexio. Ora, torniamo ai nostri BRICS. Sapete cosa accadde nel 2010? Innanzitutto i BRIC iniziarono a espandersi, e quale miglior passo per avvicinarsi al sud del mondo se non chiamare a sé il Sudafrica? Ecco quindi che nel 2010 i BRIC si digievolsero in BRICS. Questo per far capire al mondo intero che questi paesi non erano più soltanto da considerarsi un acronimo utile per gli economisti, ma che volendo potevano costituire un vero e proprio polo, un'alternativa al G7, persino al tanto odiato Fondo Monetario Internazionale. E questo era appunto il piano. Però mancavano ancora delle istituzioni. C'era bisogno di una banca, e persino piuttosto grossa, per favorire lo sviluppo economico reciproco senza dover passare nuovamente dalle parti dell'FMI e dalla Banca Mondiale, senza quindi aver nuovamente a che fare con l'Occidente. Ne parlarono al loro quinto summit a Durban in Sudafrica nel 2013. Lì vennero decisi i passi per la creazione del New Development Bank insieme allo stanziamento di un fondo di riserva di 100 miliardi, con lo scopo di proteggere l'economia dei paesi membri e sostenere la crescita delle rispettive economie o di quelle di altri paesi emergenti, attraverso prestiti in valuta locale e non più in dollari. Però ben presto all'economia si aggiunsero le crisi politiche a unificare di più i BRICS. Il summit successivo del 2014 in Brasile si tenne in una fase alquanto tesa del sistema internazionale. La crisi in Donbass e l'invasione della Crimea avevano gettato sulla Russia in generale discredito presso le istituzioni internazionali. La politica delle sanzioni mirava a isolare Mosca, ma le attività dei BRICS non si fermarono. Quando questi paesi furono chiamati a votare in sede ONU su risoluzioni riguardanti la Crimea, e in special modo la Cina essendo membro del Consiglio di Sicurezza, la condotta dei quattro partner di Mosca fu coerente e unitaria, preferendo l'astensione a un voto favorevole o contrario alla causa russa. Se ricordate, l'auspicio alla genesi dei BRICS era sostenersi reciprocamente nelle sedi internazionali. Ora, un'astensione può voler dire tutto e il suo contrario, ma sono comunque significative le posizioni di cauta neutralità mostrate a quello che doveva essere il principale sostenitore della Russia,
cioè la Cina. In realtà la Cina, tramite le dichiarazioni dei suoi emissari, precisava una posizione super partes, quasi paternalistica, invitando alla calma, ad approcci più distensivi, meno provocatori. Ma nonostante la sua astensione, la Cina affermò anche di voler tutelare l'integrità territoriale dell'Ucraina, quindi contraddicendo le azioni russe. La verità è che la Cina non poteva sostenere l'azione russa, perché a quel punto avrebbe dato occasione ad altre potenze dell'Occidente di intervenire in qual modo a proposito delle situazioni interne alla stessa Cina, dal Tibet fino allo Xinjiang. Nonostante questo, però, la Russia poteva ancora contare, almeno a parole, sul sostegno dei BRICS. Quando tempo dopo l'Ucraina presentò all'Assemblea Generale una risoluzione che dichiarava priva di validità il voto della Crimea, i paesi del BRICS, salvo la Russia, che votò contro, si astennero. Possiamo leggere il 2014 quindi come uno spartiacque. Da una parte, la creazione della banca che ufficializzò la volontà dei BRICS di formare riferimenti alternativi al Fondo Monetario Internazionale, e dall'altra la crisi in Crimea, che contraddistinse un ruolo geopolitico dei BRICS, seppur non molto coerente, non sempre unitario, ma pur sempre separato dalle posizioni diplomatiche internazionali dell'Occidente. Attori quindi con cui gli Stati Uniti e l'Europa hanno presto dovuto imparare a interfacciarsi. Quando parliamo di BRICS, bisognerebbe quindi sempre tener presenti le due anime del movimento: quella originaria, prettamente economica, nata in seguito a certi malumori, volta a creare un modello economico parallelo, aperto verso il sud del globo, e in cui questi paesi possono ritagliarsi un ruolo di governance ancora indiscusso, e poi la seconda anima, strategica, geopolitica, strettamente connessa ai primi propositi, di sviluppo necessario al mantenimento della stabilità reciproca, fin tanto che gli interessi comuni prevalgono su quelli individuali. E proprio su questo secondo aspetto ogni tanto casca l'asino. Eppure i BRICS non hanno mai trascurato i propri impegni comuni e ad agosto, ad esempio, è previsto il loro 15° summit. Sto registrando l'episodio a luglio, ma credo che quando pubblicherò il video si sarà già svolto. Ciao Simone del futuro! E le ambizioni non mancano, perché da qualche tempo si vocifera della possibilità di istituire una valuta comune ai BRICS, la ciliegina sulla torta per avviare la tanto cara dedollarizzazione e attirare a sé nuovi attori desiderosi di poter dire addio al vecchio sistema di Bretton Woods. Da questo punto di vista, i BRICS starebbero progettando tutta una lista di possibili invitati alla loro causa: Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Kazakistan, ma abbiamo già contatti avviati con Argentina, Iran, Algeria, con la lista che arriva a contare una ventina di paesi, dall'Afghanistan allo Zimbabwe. Questo nonostante le implicazioni del recente conflitto in Ucraina, a cui i quattro partner della Russia hanno risposto in via ambigua. Anzi, si può dire che la guerra tra Russia e Ucraina abbia non soltanto ridestato le attenzioni internazionali verso i BRICS, ma che allo stesso tempo abbia convinto i cinque sodali, specie la Cina, ad un rilancio in grande stile del movimento, mai come oggi necessario per uscire dall'isolamento internazionale in cui la stessa Russia rischia di trascinare i suoi amichetti. Tra tutti è infatti la Cina il paese più bisognoso di creare un canale alternativo per uscire dall'isolamento causato dalla sua amicizia, tra virgolette, senza limiti con la Russia. Non a caso il summit del 2022, che si è svolto a pochi mesi dall'inizio del conflitto, ha visto la presidenza proprio dello stesso Xi Jinping. E il summit 2022 ha insistito molto su posizioni di nuovo ordine mondiale, ne abbiamo parlato in questo video, sugli errori dell'Occidente, sulle sue stesse colpe. Ad esempio, le sanzioni alla Russia furono condannate perché, colpendo la Russia, si andavano a penalizzare tutte le economie emergenti che ruotano attorno alla galassia BRICS, con tutte le contraddizioni che ne seguono. Dalla presenza del Brasile stesso unito al mondo occidentale nell'applicazione di queste sanzioni, per non parlare del blocco alle esportazioni ucraine di grano voluto dalla Russia, che forse causava un danno maggiore al continente africano rispetto al danno collaterale creato dalle sanzioni imposte a Mosca. Sempre in quel summit, poi, si invocava un maggiore controllo sugli armamenti nucleari, ignorando le minacce rivolte da Putin al mondo intero poche settimane prima. Oggi è proprio la Cina a imporsi come prima potenza tra i BRICS, nonostante fin dalle origini il movimento abbia mantenuto un'impostazione paritaria. Certo, alla Russia andava il merito di aver messo tutti quanti insieme, ma nel 2010, tra i cinque paesi, non esisteva il divario che oggi esiste. In un certo senso, soltanto Cina e India hanno proseguito sulla strada intravista da O'Neill, con Brasile, Sudafrica e Russia, che inevitabilmente hanno rallentato la propria espansione economica per diverse ragioni. Quello che doveva servire a tutelare le esigenze di una notevole parte della popolazione e dell'economia globale rischierebbe così, oggi, di diventare l'asse attorno ad un solo attore, cioè la Cina, che tra l'altro ha diversi conti in sospeso proprio con il suo vice, l'India, che farebbe pur sempre parte dell'accordo Quad in ottica proprio anticinese. Che bel casino, eh?
E qui, come dicevamo, saltano fuori i punti deboli dei BRICS. Gli interessi individuali, nonché le contraddizioni, le tensioni interne. Vogliamo ricordarci delle bastonate tra l'esercito cinese e indiano al confine in Kashmir? Le politiche estere dei vari attori, infatti, sono asimmetriche, spesso contrastanti, incompatibili. In più, non esistono solidi trattati internazionali tra i BRICS, che, per quanto possano dichiararsi compatti, non rappresentano certo un attore giuridico, come può esserlo la NATO o l'Unione Europea. Circostanza che minerebbe le ambizioni di elevarsi ad alternativa del modello occidentale. A parte la New Development Bank, comunque non in grado per ora di reggere il paragone con la Banca Mondiale, non sembrerebbero esistere strutture economiche e militari integrate tra i BRICS, e per ora le riflessioni su moneta unica e dedollarizzazione restano soltanto ipotesi che nel tempo dovranno tenere conto dei rallentamenti delle rispettive economie. Spesso qui da noi abbiamo esaltato un po' troppo il gigantismo di queste potenze che sono non più emergenti, e chiaramente vederle tutte assieme nei BRICS, che comunque oggi pare essere ancora lontano dal presentarsi come una solida alleanza, ha spesso portato a sinistri presagi. Ma i cinque paesi scontano oggi diverse problematiche: economiche, demografiche, militari, politiche, ce n'è per tutti. Ma anche se i BRICS non rappresentano oggi una minaccia concreta, anche se il futuro della Russia potrebbe risultare decisivo per le sorti del gruppo, nel bene o nel male, ciò non toglie che comunque esista un fronte che, al di là delle sue contraddizioni, ha ormai palesato la propria insoddisfazione per un ordine mondiale per molti anacronistico e non rappresentativo ormai. Il discorso è che ci saranno sicuramente altre potenze emergenti che, proprio come i BRICS 15 anni fa, reclameranno un posto di diritto nelle sedi che contano. Il problema quindi non sarà tanto andare a capire se e come i BRICS che verranno saranno in grado di ledere la governance occidentale, ma capire fino a quando le strutture politiche rappresentative dell'economia globale potranno ignorare i nuovi equilibri. Ma fino ad allora, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica saranno, per citare i mitici Pink Floyd, all in all, just another brick in the wall, per aspera ad astra.